Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti al TG Cronaca. Allora, tanti fatti in primo piano anche oggi, perché torneremo sulla bufera sull'emergenza rifiuti a Roma, con appunto la bufera sull'assessore all'ambiente Paola Muraro, che oggi dalle pagine di alcuni quotidiani si difende da chi le chiede di dimettersi, come il PD e Forza Italia. Poi parleremo, naturalmente un'ampia pagina sarà dedicata alle Olimpiadi, perché lo sapete, mancano ormai soltanto 5 giorni e c'è un problema sicurezza innanzitutto, ma c'è anche l'attesa per l'arrivo e la preparazione degli atleti che parteciperanno ai giochi. Però iniziamo parlando di terrorismo, di lotta al terrorismo, e tornando su quella strage, la strage del 1° luglio a Dacca. Perché? Perché c'è una novità che riguarda le indagini. È stato identificato il mandante di quella strage, una strage che, ricordate, ha fatto in un ristorante di Dacca 20 vittime, tra cui 9 italiani. Si tratta di un uomo, di un bengalese, metà canadese e bengalese, doppia nazionalità, e naturalmente in tutto il paese è caccia all'uomo. E caccia all'uomo a Dacca per scovare il terrorista che la polizia bengalese considera il vero capo del gruppo jihadista che il 1° luglio scorso ha trucidato 20 persone all'interno di un ristorante. Nella strage morirono anche 9 italiani. Il mandante del massacro si chiama Tamim Chonduri, è un canadese di origine bengalese di una 30 anni e ha il doppio passaporto. 3 anni fa, secondo la ricostruzione delle autorità di Dacca, Chonduri si è trasferito in Bangladesh per organizzare il gruppo estremista Jamaat al-Mujahideen, che ha raccolto l'eredità di altri gruppi locali in passato legati ad Al-Qaeda e ha giurato fedeltà allo Stato islamico. L'uomo ricercato in queste ore avrebbe la funzione di collegamento tra i vertici dell'organizzazione islamista e il Bangladesh. Questo spiega la lunga serie di attentati che hanno insanguinato il paese negli ultimi anni, uccisioni crudeli di blogger, scrittori, giornalisti e anche di un italiano che si trovava a Dacca per un progetto di volontariato. Cesare Tavella aveva 50 anni, stava facendo jogging quando è stato colpito da aggressori arrivati in moto e fuggiti subito dopo. Era sembrata un'uccisione particolarmente crudele e insensata, perché colpire un uomo indifeso che a Dacca svolgeva un'attività di aiuto agli emarginati? La realtà, come poi si è scoperto, era che dietro quegli attentati si stava organizzando il gruppo di fuoco che ha preso d'assalto il ristorante pieno di stranieri in un quartiere residenziale di Dacca, a pochi metri dall'ambasciata italiana. Così sono morti, lo ricordiamo, Claudia Maria D'Antona, torinese, Maria Riboli, bergamasca, Adele Puglisi, siciliana, Simona Monti e gli altri italiani presi nella trappola mortale dei fanatici dell'ISIS. Le ricerche della polizia di Dacca hanno portato poi alla scoperta, giorni fa, del covo del comando jihadista in un quartiere a sud-ovest della capitale bengalese. 9 militanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, che avrebbero trovato all'interno dell'appartamento prove inoppugnabili della loro partecipazione a varie azioni terroristiche, tra le quali quella contro gli italiani di Gulshan e un'altra lanciata pochi giorni dopo in occasione della fine del Ramadan, con 3 morti. Sono state trovate anche le prove, in particolare la testimonianza di un pentito che indica in Chonduri, sfuggito all'arresto, la mente della strategia dei Mujahideen. La polizia è convinta che l'uomo non abbia ancora lasciato il paese e affermano che la sua cattura è questione di ore. Allora, a proposito di sicurezza, beffa sicurezza al Colosseo. Il 22 maggio scorso un giovane youtuber, Vasily Flavius, ha eluso le telecamere di sorveglianza e i controlli della sicurezza al Colosseo, con le immagini in un video che potete adesso vedere, che è stato preparato, montato. L'uomo fa vedere come raggiunge il Colosseo in metropolitana e poi arriva, riesce a entrare, a
ad arrampicarsi e arrivare in cima, a pubblicare il video insieme a un complice. A pubblicare il video girato due mesi fa è stata un'agenzia di stampa, poi l'ha ripresa anche il Daily Mail, insomma la stampa estera. Gli sono state naturalmente rivolte delle critiche a cui lui ha risposto: non mi sento in colpa perché al suo interno, all'interno del Colosseo, sono accaduti fatti molto più cruenti. E allora, lo dicevamo, le Olimpiadi il 5 agosto si comincia, naturalmente corsa contro il tempo per finire tutto in tempo. Una delle opere che è stata costruita, è stata fatta, è la nuova linea, la linea 4 della metropolitana Rio de Janeiro, che è stata inaugurata ieri, e poi qualche polemiche, qualche ritardo sul villaggio olimpico, ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e naturalmente una grande preparazione per tutto il dispositivo di sicurezza nella città. Il semaforo verde sta per scattare a Rio e la macchina organizzativa mette sotto la lente d'ingrandimento soprattutto le criticità inevitabili di un evento mastodontico come le Olimpiadi. La sicurezza resta la priorità, considerando il livello di guardia elevato per le problematiche legate al terrorismo. Rio si presenta come una città sempre più blindata e a macchia di leopardo spuntano ovunque le forze dell'ordine che controllano i punti nevralgici. Poliziotti e non solo, perché ci sono anche i volontari che partecipano alle operazioni di controllo del territorio. Dalle strade alle spiagge famose a livello turistico che possono rappresentare un polo d'attrazione. E poi i mezzi di trasporto, come gli autobus e ancora di più la metropolitana di Rio, che ha rappresentato un momento di svolta per la comunità carioca. Da quando c'è stata l'investitura olimpica, 7 anni fa, la fruizione della metro da parte dei cittadini è aumentata dal 18 al 63%. Sarà un controllo capillare su tutti coloro che giornalmente utilizzeranno questi sistemi di trasporto per raggiungere le sedi delle gare olimpiche. Naturalmente anche gli impianti sportivi rappresentano delle aree che necessitano di particolare attenzione per la sicurezza degli atleti e degli spettatori. Allo stadio Serra Dourada di Goiânia è stata fatta un'esercitazione durante la partita del Brasile contro il Giappone. La struttura è stata presidiata anche dall'alto, con i poliziotti in assetto per un pronto intervento. Controllate pure le tribune. Ieri è stata simulata anche l'evacuazione di centinaia di giornalisti al centro stampa principale con l'allarme antincendio. Emergenze di vario tipo che aumentano la pressione sugli organizzatori nelle ore che precedono l'inizio dei giochi. Forti raffiche di vento e violente onde si sono scagliate contro la Marina da Gloria, il bacino velico, distruggendo parzialmente la rampa che consente l'accesso all'acqua. La società responsabile dei lavori sta ispezionando l'impianto e verificando i danni. Non è stato però stimato il tempo entro quando sarà riparato. A Copacabana la marea ha raggiunto alcuni studi televisivi costruiti proprio sulla spiaggia. Sono state create delle barriere di sabbia per arginare le onde e anche un argine in ferro battuto per proteggere l'arena del beach volley. È la baia dove si disputeranno anche le gare di surf. Lo scorso mese di aprile è stata fatta un'interrogazione sugli standard qualitativi e le norme degli impianti a Rio, dopo che una nuova pista ciclabile sopraelevata è crollata in mare uccidendo 2 persone. La piaga dei lavori non all'altezza sta turbando queste Olimpiadi. Intanto sono arrivati i primi 34 cavalli da Londra per le competizioni equestri che cominciano il 6 agosto. Alloggeranno al Deodoro Center, seguiti da uno staff corposo di veterinari. In totale saranno 233 cavalli in rappresentanza di 43 paesi. Il fronte sportivo adesso, perché quello di partecipare a un'Olimpiade è naturalmente un sogno per tutti gli atleti, allora c'è chi questo sogno lo ha visto sfumare alla fine, come molti degli atleti russi che coinvolti nel caso doping non parteciperanno alle Olimpiadi, e c'è chi invece per la prima volta vede avverarsi un sogno. C'è infatti una squadra di rifugiati, sono 10 atleti che sfileranno sotto la bandiera del Comitato Olimpico. 207 come i paesi rappresentati da almeno un atleta a Rio. Una Olimpiade, ogni Olimpiade è fatta alla fine da chi c'è, da tutti quelli che si sono preparati per 4 anni con un unico obiettivo, un unico sogno, tutti quelli che giorno dopo giorno attraversano l'ingresso dell'aeroporto Tom Jobim per andare a raggiungere compagni ed avversari in una Rio che corre contro il tempo per farsi trovare pronta. Ma forse mai come in questa 31ª edizione, i giochi sono fatti anche delle storie di chi non c'è e di chi poteva non esserci del tutto e non certo per motivi sportivi.
A Rio, per la prima volta, c'è la Nazionale dei Rifugiati, un team di 10 atleti che sfilerà sotto l'egida del CIO. Storie di vita che si intrecciano indissolubilmente con le storie sportive. La nuotatrice siriana Yusra Mardini, salvatasi dal naufragio del gommone clandestino che la stava trasportando verso la Grecia, trascinando a forza di braccia e gambe l'imbarcazione con 20 profughi fino a riva. O il quattrocentista del Sud Sudan James Niang Tiengiek, 28 anni dal 2002 nel campo profughi di Kakuma in Kenya, dopo la fuga dal Sud Sudan in preda a una guerra civile in cui anche il padre di Tiengiek aveva perso la vita in battaglia. O ancora la sua connazionale Angeline Lolalit, oggi 21enne, che in quel campo profughi ci è cresciuta, avendo trovato riparo dall'età di 7 anni dopo aver perso entrambi i genitori. Per lei, i 1500 metri sul tartan del Maracanã non solo sono una gara, peraltro ambiziosa vista l'allenatrice Tegla Lorupe, prima africana a vincere la maratona di New York, ma un inno alla vita, quella vita negata a tante sue coetanee uccise dal conflitto, fatte schiave di Boko Haram. Nella nazionale dei rifugiati ci sono ancora altre storie, i due judoka della Repubblica Democratica del Congo che insieme chiesero asilo proprio in Brasile durante i mondiali di judo del 2013, per esempio. Ma non è soltanto, si fa per dire, per lo spessore umano di queste storie, che l'Olimpiade splende nei suoi valori. E anche per la capacità di unire sotto un unico simbolo di sport e pace persone, oltre che atleti, dei percorsi assolutamente dissimili, annullando le distanze. In queste stesse Olimpiadi gareggerà nel tiro a volo il principe del Qatar Nasser Al-Attiyah, alla sesta Olimpiade, bronzo a Londra 2012, nonché eccellente pilota rally, due volte vincitore della Dakar, oltre che candidato del suo paese a un posto in una commissione tecnica del Comitato Olimpico Internazionale. E a proposito di CIO, anche in questo caso, mai come in questa edizione, il Comitato Olimpico Internazionale ha avuto un ruolo decisivo per determinare chi c'è e chi non ci sarà. Nella prima riunione tenutasi a Rio, il Comitato ha creato una commissione ristretta che dovrà dire l'ultima parola sulla partecipazione degli atleti russi che Mosca ha ritenuto di poter inviare a Rio dopo l'esclusione di oltre un centinaio di rappresentanti decisa dopo lo scandalo del doping di Stato. Prima di andare avanti vi voglio leggere un'agenzia, una nota del ministro dell'Interno Angelino Alfano sulla l'ultima espulsione, ne abbiamo parlato nel telegiornale, di un uomo pakistano. Lui ha detto, Alfano, ha firmato l'espulsione di un pakistano ritenuto pericoloso per motivi di sicurezza dallo Stato. Un'importante operazione antiterrorismo condotta egregiamente da ROS, Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, nell'individuazione di questo soggetto di 26 anni, residente a Milano, rintracciato a seguito di una complessa attività di indagine che ha rilevato un processo di radicalizzazione di tipo jihadista già in atto. E allora, lo dicevamo in apertura di TG, torniamo sulla emergenza rifiuti a Roma, nella capitale, perché ancora bufera sulla assessora all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro, per le sue consulenze in passato con AMA, l'azienda dei rifiuti di Roma. Lei oggi sui giornali si difende, non c'è nessun conflitto di interesse, ha detto, mentre PD e Forza Italia ne chiedono le dimissioni. Roma, l'AMA e i rifiuti, ennesima puntata. Da una parte quello che è visibile per strada, la raccolta procede a singhiozzo, intere zone della città sono sommerse, altre no. Dall'altra la polemica politica, scoppiata intorno alla figura del neo assessore all'ambiente Paola Muraro, al centro della prima vera bufera che investe la giunta Raggi. La Muraro è finita sul banco degli imputati per la sua lunga consulenza con l'AMA, fruttata alle 1.136.000 euro in 12 anni. Dal PD a tutte le forze di opposizione ne hanno già chiesto le dimissioni per conflitto di interessi, per una consulenza persa con l'arrivo di Fortini, il presidente dell'AMA, voluto da Marino e dimissionario appena eletta la Raggi per cortesia istituzionale. Prima delle elezioni abbiamo detto mandato nelle mani del sindaco, chiunque sia il sindaco. L'assessore all'ambiente continua a puntare il dito contro Fortini perché, dice, Roma è una città sommersa dai rifiuti e il presidente AMA non ha rispettato il suo contratto con il comune. Nessuna credine personale, insomma, nemmeno per quella causa in corso relativa ad un brevetto che la stessa Muraro ha avviato nei confronti della municipalizzata. Fortini cerca di evitare la polemica personale. Non c'è, per quanto mi riguarda, nessuna volontà di polemica personalistica, peraltro, con chi che sia. Il presidente dell'AMA poi entra nel merito del problema rifiuti. Come se ne esce? Serve invece un soggetto pubblico come AMA, sano, pulito, che possa fare il proprio dovere, perché chi ha deciso, avrà deciso
la pianificazione industriale, gli impianti che si devono realizzare, gli sbocchi per le raccolte differenziate, quant'altro dovesse servire per lo smaltimento, chi ha deciso queste cose avrà messo AMA nella condizione di fare bene il proprio lavoro. Avremmo voluto sentire anche l'assessore Muraro, ma non era disponibile, forse per la troppa sovraesposizione del periodo. Allora, per chiudere vi facciamo vedere un'immagine che è simbolica e commovente allo stesso tempo e che sta facendo un po' il giro del web. Siamo a Taranto, due giorni fa un agente in assetto antisommossa che abbraccia una, ecco la vedete, una manifestante anti-ILVA, una delle madri o mogli che nelle ore in cui Matteo Renzi visita la città gridano il loro dolore di parenti, di persone morte di cancro a causa delle emissioni del polo industriale della città. Foto e immagini sfondano le barriere delle contestazioni che pur ci sono state raccontano un dolore comune al di là dei ruoli. Anche l'agente è stato malato di cancro ed è guarito, chiamato a fare il suo lavoro davanti alla protesta e ai cartelli siamo tutti 048, che è il codice di esenzione per i malati di tumori e leucemie. L'agente si è commosso, piange a pianto sotto il suo casco, una delle donne in corteo lo vede, lo abbraccia. L'agente poi racconterà, sono guarito da un tumore, non sono riuscito a trattenere le lacrime sotto il casco. La signora deve aver intuito qualcosa e mi ha abbracciato. Oggi mi sento un miracolato. Era davvero, è davvero tutto anche per oggi. L'informazione, come sempre, torna questa sera alle 20 e il TG Cronache domani dopo il TG da parte mia. Buona giornata.